Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo in miglioramento da metà settimana salvo residui e fenomeni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 16 febbraio. Molte nuvole al mattino al sud, con piogge e acquazzoni sparsi con neve oltre 1200 metri, piaciuto altrove ma con cieli nuvolosi al nord. Al pomeriggio ancora fenomeni su Puglia, Calabria e Isole Maggiori e nuvolosità in transito al nord con tempo stabile e ampie schiarite altrove. In serata e nottata residue piogge su Puglia, Calabria e Sicilia, piaciuto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro-nord e in calo al sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Nuvolosità in progressivo aumento, ma ancora in un contesto asciutto. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 25 marzo. Al mattino prevalenza di cieli sereni con qualche velatura su Sardegna, settori alpini occidentali e pianura padana. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi di confine del Trentino, con neve in alta montagna. Nessuna variazione di rilievo altrove, con tempo per lo più soleggiato. In serata e nottata ancora tempo asciutto con residue precipitazioni sulle Alpi orientali, progressivo aumento della nuvolosità specie sulle regioni tirreniche meridionali e Isole Maggiore. Temperature minime stabili o in aumento, massime in diminuzione al nord, stabili o in lieve rialzo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano, primo weekend del mese che si apre con maltempo invernale. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per sabato 2 aprile. Piogge e acquazzoni diffusi al mattino, in particolare al nord e sui settori occidentali della penisola. Anche a carattere di temporale, specie sulla Sardegna, e neve fino ai 400-600 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile, con precipitazioni sparse da nord a sud e neve oltre i 600-1000 metri, generalmente piaciuto lungo l'Adriatico. In serata e nottata maltempo che si sposta verso il sud Italia, mentre migliora al nord. Fenomeni più intensi su Basilicata, Campania e Calabria e temperature minime e massime in ulteriore calo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo più asciutto sul finire della settimana, ma con nuvolosità in transito. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 8 aprile. Addensamenti in transito al mattino, specie sulle regioni del centro-nord e ancora compatti su Liguria, Toscana ed Umbria, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio molte nuvole al nord con deboli fenomeni sulle Alpi e variabilità asciutta altrove con ampie schiarite al sud. In serata è nottata tempo instabile al nord, con precipitazioni sparse soprattutto su Alpi, Liguria e Friuli, nuvolosità e schiarite al centro-sud. Temperature minime in aumento al centro-nord e in calo al sud e massime in generale rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Generale miglioramento del tempo in vista della seconda parte del weekend. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 10 aprile. Piogge sparse al mattino sui settori peninsulari del sud, con neve fino ai 900-1000 metri e piaciuto altrove con sole prevalente. Al pomeriggio residue precipitazioni su Puglia e Calabria e stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto da nord a sud con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.
Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Vortice depressionario sull'Italia porta tempo instabile o perturbato. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 22 aprile. Piogge ed acquazzoni sparsi al mattino su gran parte della penisola e localmente più intensi su Emilia-Romagna, Lazio e Campania e maggiori schiarite sull'estremo sud. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge temporali sparsi, localmente di forte intensità sulle zone interne del centro e tra Campania e Calabria. In serata e nottata fenomeni in graduale esaurimento su tutte le regioni, ma con molte nuvole in transito, anche compatte al nord. Temperature minime e massime stabili o in locale calo, specie al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite, come sempre, le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo instabile nei prossimi giorni quando non mancheranno acquazzoni e temporali. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 24 aprile. Piogge temporali sparse al mattino al centro-nord e sulla Sardegna, con fenomeni più intensi sulla Liguria. Variabilità asciutta al sud. Al pomeriggio ancora tempo instabile al centro-nord con acquazzoni diffusi localmente anche intensi sui rilievi. Neve generalmente oltre 1300-1700 metri e maggiori schiarite al sud. In serata e nottata precipitazioni in graduale esaurimento ovunque, ma con cieli per lo più nuvolosi, specie a centro-nord. Temperature minime in calo al nord, in aumento altrove e massime in diminuzione, specie al centro-nord. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano, tempo in peggioramento con l'inizio del weekend per alcune regioni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 30 aprile. Molte nuvole con piogge sparse al mattino sui settori alpini e regioni del nord-ovest e piaciute altrove con sole prevalente al centro-sud. Al pomeriggio tempo instabile sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso sul resto della penisola. In serata e nottata ancora precipitazioni diffuse sulle regioni del nord e più asciutto solo sui settori adriatici. Nuvolosità in aumento al centro-sud, ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al nord e in lieve aumento sempre al sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano, tempo instabile per la festa dei lavoratori con piogge temporali. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 1 maggio. Molte nuvole al mattino a nord-est con deboli piogge sparse, piaciute altrove con nuvolosità anche compatta al centro. Al pomeriggio instabilità in aumento su buona parte della penisola con temporali più intensi lungo l'Appennino centro-settentrionale, generalmente piaciuto al sud. In serata è nottata ancora precipitazioni sparse, ma in generale esaurimento con cieli che resteranno nuvolosi. Temperature minime in generale aumento, massime in calo al centro-nord e rialzo al sud. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano, alta pressione e tempo asciutto ma anche qualche temporale nei prossimi giorni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per domenica 15 maggio.
Nubi sparse al mattino al nord e lungo le regioni tirreniche, ma con tempo asciutto e salvo isolate piogge su Piemonte e Lombardia. Sole prevalente altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sulle Alpi e lungo l'Appennino. Fenomeni in arrivo anche sulle pianure di nord-ovest e più asciutto altrove. In serata e nottata residue precipitazioni, ma in esaurimento ovunque, con cieli che torneranno ad essere poco nuvolosi. Temperature minime in lieve calo, specie al centro-nord, massime senza variazione di rilievo. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Sempre più probabile un'altra ondata di caldo anomalo per l'inizio del mese di giugno. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti. Situazione sinottica nell'ultimo weekend di maggio, che vedrà in transito una piccola goccia fredda sul Tirreno meridionale. Tempo instabile in Italia con temporali sparsi tra sabato e domenica, accompagnati anche da un calo delle temperature sui valori più vicini alle medie del periodo. All'inizio della prossima settimana avremo una vasta area depressionaria tra Atlantico e Scandinavia, mentre un promontorio anticiclonico inizierà a salire sul Mediterraneo. Principali modelli che mostrano il ponte del 2 giugno con una nuova ondata di caldo africano che potrebbe interessare tutta la penisola. Ancora presto per i dettagli, ma non si escludono punte di 40 gradi su diverse regioni entro il primo weekend di giugno. Trattandosi comunque di tendenze, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.